Buonasera a tutti e benvenuti a quella che ormai è il tredicesimo appuntamento con Dialoghi Copernicani. E oggi ho il piacere di essere il moderatore e soprattutto di intervistare ed accogliere un ospite importante. Matteo Fedeli è il direttore della divisione musica di SIAE e ci aiuterà un po' ad addentrarci nel mondo della blockchain, ma soprattutto, visto che di blockchain ormai è in hype totale da diversi mesi, se ne parla anche troppo, nello specifico capire come la blockchain può matchare il mondo del copyright, del diritto d'autore e come SIAE, che è un po' per eccellenza uno degli intermediari più importanti del nostro paese, se non del mondo, ha deciso e perché ha deciso di utilizzare, di applicare la tecnologia blockchain. A tal proposito, do un grande benvenuto a Matteo Fedeli. Ciao Matteo e grazie per essere qui. Non ti sentiamo, Matteo? Hai ragione, se Sei attivo l'audio è mutato? meglio. Buona serata a tutti, grazie del benvenuto e grazie a voi dell'invito. Allora Matteo, guarda, per entrare subito nel vivo, mentre a mano iniziano a connettersi gli utenti e gli ascoltatori, la prima domanda che ti vorrei fare, anche un po' per capire se è stato un passaggio che più aziendale fatto da SIAE, oppure magari come spesso io e anche noi copernicani cerchiamo sempre di dire, magari sono le persone che fanno la differenza e che innovano e che riescono a far innovare anche i complessi istituti di cui fanno parte. Quindi vorrei sapere come, quando, perché hai conosciuto la blockchain e se l'esigenza è partita da te e sei riuscito poi a far innamorare anche SIAE, o se viceversa è un'esigenza che comunque SIAE aveva maturato e ti ha chiesto di portare avanti. Ma guarda, ti direi probabilmente è un mix delle due cose, nel senso che il fatto che io fossi in SIAE è proprio in un dato momento storico è indice del fatto che SIAE volesse cambiare, perché il fatto, diciamo, di assumere persone che hanno un profilo diverso rispetto a quello che un'azienda era abituata diciamo, a gestire, lasciami dire, è indice di un voler innovare. Poi, forse era come dicevi te prima, non so bene queste vostre filosofie copernicane, ma il fatto, probabilmente l'innovazione comunque è tanto legata anche alle persone, alle loro attitudini, a quello che gli piace, anche lasciami dire, forse in qualche modo. Quindi ti direi, da una parte SIAE aveva volontà in qualche modo di innovare e per innovare il modo migliore è cercare di mettere in squadra forse delle persone che sono in grado di pensare in un modo diverso. Dall'altra parte io in qualche modo sono inciampato sulla tecnologia blockchain perché a un certo punto c'è stata una persona, e tra l'altro in tempi anche abbastanza recenti, perché blockchain comunque era più anziana come tecnologia. Io credo che la prima volta che veramente ho cominciato a cercare di capire che cosa fosse era il 2016. Quindi per quelli che diciamo erano partiti all'inizio, non ti dico nel 2009, ma nel 2010, 2011, 2016 era già un'era geologica dopo, è stato già, diciamo, sono stato un immigrato, lasciami dire, della tecnologia, però diciamo dal 2016 ad oggi devo dire che è stato interessante guardarla sotto vari aspetti e cercare di capirne anche le possibili conseguenze nel nostro business, come magari ce ne potranno essere per tanti altri. Quindi ti direi che è stato un insieme delle due cose. Da una parte un'azienda che in qualche modo cerca di innovare portando dentro persone che ragionano in modo diverso. Dall'altra parte, forse anche più casuale da questo punto di vista, il mio inciampare sulla tecnologia, a un certo punto cercare di farmi delle domande e quindi come questa poteva avere degli impatti positivi, negativi o comunque di qualche tipo sul nostro business nel futuro. Ecco, SIAE, parlando di SIAE, ovviamente stiamo parlando dell'intermediario per eccellenza. Dall'altra parte abbiamo una tecnologia come la blockchain che disintermedia. Le stime ci dicono che oltre il 60% dei lavori nel mondo oggi hanno bisogno in parte o in toto di un intermediario fiduciario e plausibilmente la blockchain potrebbe nei prossimi anni andare quindi a sostituire o evolvere, dipende dai punti di vista,
il 70% dei lavori su questo pianeta. Lo abbiamo vissuto già con internet, anche con altre tecnologie, no? Ci mettiamo sempre un po' a capirlo. All'inizio abbiamo paura dei lavori che perderemo e non ci chiediamo invece quanti di nuovi ne avremo, quanto li evolveremo, quanto li renderemo ancora più performanti e renderemo quindi più libere le nostre vite. La mia domanda è: ma com'è possibile che SIAE abbia deciso, passami la battuta, di investire sul nemico? Cioè, SIAE abbia deciso di fare un passo così innovativo e cavalcare quella che, a detta di tutti, potrebbe essere una tecnologia che in futuro potrebbe rendere SIAE obsoleta. Ma hai ragione, è una buona domanda questa, nel senso SIAE tecnicamente si sta suicidando da quello che dici correttamente te, perché è un intermediario, una tecnologia che porta alla decentralizzazione, che potrebbe in qualche modo portare quindi alla disintermediazione, stai uccidendo il tuo core business. È vero, però lasciami dire, ci sono dei motivi per cui un soggetto che magari ha capito quali possono essere le conseguenze sul proprio modello di business, ma questo vale per SIAE come vale per tutti gli altri intermediari, questo lasciamelo dire, ma diciamo, noi ci occupiamo di intermediazione del diritto d'autore, vale per l'intermediazione dei contenuti come qualsiasi altro tipo di intermediazione. Il problema qui è un altro, è quale ruolo ha un soggetto come SIAE all'interno del suo ecosistema. E lasciami dire, ci sono almeno due grandi motivi per i quali SIAE all'interno del suo ecosistema si può permettere di investire in una tecnologia che porta a un cambiamento così tanto disruptive sul suo modello di business. Il primo, e forse quello lasciami dire anche più banale, siamo Nokia, siamo nel 2003 e stiamo dicendo, ragazzi, sta per cambiare il mondo. Abbiamo visto qualche mock-up di qualcosa che sta producendo Apple, display capacitivo, tutto touch, non c'è più la tastiera, qua sta per cambiare tutto, ragazzi, il Symbian non è un sistema operativo da telefoni smart, dobbiamo cambiare qualcosa. E questo, diciamo, lasciami dire, è la parte un po' più difensiva, ti rendi conto che c'è qualcuno che sta per cambiare in maniera disruptive il tuo modello di business, ma questo vale per Nokia come per Kodak. Ci sono tanti esempi diciamo, di tecnologia che ha devastato modelli di business che sembravano consolidati. Per quelli già io non sono abbastanza anziano da ricordarmi il Nokia N95 chiamato come smartphone. Poi esce l'iPhone, diciamo che è cambiato un po' il modello. Quindi la prima cosa è se tu vedi un'innovazione veramente disruptive sul tuo modello di business, devi cercare di capirne le conseguenze e eventualmente di adattarti a quel cambiamento. Immagino che qualcuno sarà andato a proporre la fotografia digitale a Kodak negli anni, boh, fine 80, probabilmente anni 90, evidentemente non hanno capito che poteva essere una cosa così devastante sul loro modello di business. Dall'altra parte c'è un vantaggio, lasciami dire, che forse è peculiare di SIAE all'interno di un modello di business basato sull'intermediazione. Ed è particolare perché in realtà molti pochi lo sanno, SIAE è un soggetto tendenzialmente abbastanza odiato perché le persone in generale non vogliono pagare il diritto d'autore, non sanno di loro pensano di odiare SIAE, ma odiano il fatto di dover pagare il diritto d'autore, lasciami dire. SIAE però ha un grandissimo vantaggio che è quello di non essere a scopo di lucro. E questo perché è un vantaggio? Perché in realtà tecnicamente noi forniamo servizi a quelli che sono i nostri azionisti. Quindi questo che cosa vuol dire? Che la nostra top line, i nostri ricavi devono essere pari a quello che spendiamo per fornire questo servizio per arrivare a un utile che deve essere, diciamo, per mission uguale a zero. Perché questo è interessante? Perché questo in realtà ci porta ad un modello di business nel quale noi non dobbiamo fare profitto. E quindi per questo motivo, se io vedo un'innovazione disruptive che ha 10, 15, 5, 3 anni, poi diciamo, vedremo cosa questa tecnologia riuscirà a fare e se riuscirà a farlo, questo vale anche quello che ho letto forse da qualche parte nelle locandine di questa chiacchierata, era la scommessa. Se porti qualcosa che porta trasparenza, innovazione, efficienza al tuo modello di business e lo cambia radicalmente, per SIAE non è un problema il fatto che la sua top line si riduca del 50%. Perché? Perché la nostra mission è portare un valore aggiunto a quelli che sono i nostri azionisti, che sono quelli ai quali portiamo il valore che intermediamo. E quindi paradossalmente questo diventa un enorme vantaggio nel momento in cui tu devi decidere se investire o no su una tecnologia che tecnicamente porta a una riduzione
di quelli che sono i tuoi ricavi, non profitti, perché i nostri profitti devono essere uguali a zero. Quindi in realtà questo perché si trasforma in un vantaggio? Per questo motivo che ti ho appena detto, cioè SIAE si può permettere di investire su un business che riduce i ricavi. Altri soggetti che fanno gli intermediari, ma come intermediari vanno visti allargati, cioè Facebook è un intermediario di che cosa? Intermedia contenuti e fa monetizza sulla base di advertising. Google è un intermediario, Spotify è un intermediario, Booking.com è un intermediario. Basta che ti leggi la Libra Association, la lista dei fondatori, probabilmente quella è una lista degli intermediari che hanno più paura in assoluto di diciamo della disruption magari potenziale della blockchain. Cioè tutti i lavori che si basano oggi sull'aver ricreato tra virgolette un monopolio di fatto. È divertente che sia a parlare di questo, ma Immobiliare.it in Italia è un monopolio de facto che fa i soldi sulle spalle dei consumatori e delle agenzie immobiliari per essersi comprato una marea di pubblicità su AdWords probabilmente negli ultimi 10 anni, capito? Questi modelli di business sono tutti legati però al fatto di accrescere per i loro azionisti il valore. I loro azionisti sono soggetti che hanno messo dentro dei soldi e vogliono averne di più. Quindi per loro ridurre i ricavi è tecnicamente un problema. Per SIAE paradossalmente no. Per questo ti direi che questo... mi sono dilungato perché era importante chiarirne gli aspetti, però è interessante che SIAE paradossalmente è un leader, noi siamo la sesta società che fa il nostro mestiere nel mondo, un leader di un certo di un certo modello di business dell'intermediazione globale, si può permettere di investire su blockchain perché non è a scopo di lucro, cosa che non puoi dire per tantissimi altri modelli che sono quelli che ho citato. Basta guardare la lista della Libra Association se vuoi altri esempi. Questi sono tutti quelli che invece si stanno preoccupando del fatto che la decentralizzazione porta potenzialmente a una disintermediazione, capito? Tra l'altro hai citato la Libra Association e proprio negli ultimi giorni Zuckerberg è tornato all'assalto con il progetto Diem, quindi anche lì ne vedremo delle belle e chissà che succederà. Si andrà forse ancora più incontro ad una centralizzazione pericolosissima. Colgo un assist tra i commenti che arrivano da alcuni copernicani, perché era la domanda che ti avrei fatto anch'io dopo. Come SIAE sta utilizzando o intende utilizzare, se non l'ha già fatto, la tecnologia blockchain? Te lo dico perché, e mi prendo le responsabilità di quello che dico, oggi io come sai mi occupo di blockchain ormai da quasi 9 anni, in questo periodo che va di moda, soprattutto negli ultimi 2-3 anni, qualsiasi azienda si è riempita la bocca della parola blockchain perché andava di moda, anche solo dire blockchain aumentava comunque il valore dell'azienda. E poi nel 99% dei casi non c'erano applicazioni concrete, non c'erano progettualità interessanti, era più utilizzato un po' come fuffa, come esca. In questo caso, SIAE, come intende utilizzarla? Ma guarda, prima di tutto probabilmente il ragionamento che va fatto è quello che abbiamo fatto anche come SIAE, e non è stato oggi, ma è stato circa 3 anni fa a questo punto. Quindi parliamo, correva l'anno fine forse 2017-2018, forse anche un po' più di 3 anni fa. Prima di tutto bisogna avere una vision, cioè secondo te cosa può succedere? Cioè il tema vero quindi che cos'è? Day one tu dici ok, c'è questa tecnologia, decentralizzazione, che cosa vuol dire? Bisogna cercare di capire quali potranno essere gli impatti long term sul business e poi vedere se ci sono delle possibili applicazioni, lasciami dire, che ti possono portare valore aggiunto anche short e mid term, perché il problema è anche quello. Cioè io posso dire che questa tecnologia cambierà completamente il mondo del diritto d'autore tra 10 anni, non ho idea di che cosa fare nei prossimi 3 o nei prossimi 5. In realtà quello che abbiamo identificato è un approccio graduale. Che cosa vuol dire? Che noi abbiamo identificato degli step di utilizzo potenziale della tecnologia blockchain all'interno del modello di business, che non necessariamente prevedono un Big Bang, cioè a un certo punto decidi spengo la macchina mondo centralizzato, accendo la macchina mondo decentralizzato. Questo che cosa ci porta? Ci porta anche a quello che è successo un paio di mesi fa. Abbiamo fatto un annuncio che è stato diciamo forse il primo deploy, tra l'altro diciamo dal mio punto di vista lo dico con un senso, ma diciamo tanti altri magari diranno il contrario, della tecnologia all'interno del nostro modello di business. Questo l'abbiamo fatto all'interno di una partnership che stiamo portando avanti dal 2019 con Algorand. Che cosa prevede questo? Che cosa abbiamo fatto realmente? Noi in realtà quando diciamo ripartire e avere un approccio graduale siamo ripartiti dai basics,
Il problema è che il modello di business del diritto d'autore, ma lasciami dire generalizzando dell'intermediazione dei contenuti, è basata su dei metadati che sono in questo momento per definizione off-chain, perché niente è on-chain, e presentano una serie di problematiche, nel senso non esistono dei sistemi che gestiscono a livello internazionale il conflitto tra i dati. Io ho un'informazione, negli Stati Uniti ne hanno un'altra, in Francia ne hanno un'altra, sulla stessa opera dell'ingegno, quindi sullo stesso brano di musica, per farti un esempio. C'è qualche sistema oggi internazionale che ti permette di riconciliare questa problematica che abbiamo tra tutti noi? Assolutamente no. Quindi quello che abbiamo fatto noi è in questo momento cercare di ricostruire dalla base un ecosistema, quindi partendo dai dati. E diciamo la cosa interessante nel ripartire dai dati è che ti permette di ricostruirlo veramente dalla base il sistema, perché ad esempio sicuramente se vai su Google e cerchi Spotify blockchain, c'è qualche startup che ha detto che ha fatto un'alternativa a Spotify basata su blockchain. Ecco, il problema è che se tu fai questo e loro che cosa hanno fatto? Cioè Spotify che cosa fai dicendo che lo basi su blockchain? Fai un content delivery network distribuito? Va bene, fantastico. Basato su quali metadati però? Quelli che producono società tipo SIAE, tutte quante ognuno per conto suo e senza gestire i conflitti che ci possono essere tra l'uno e l'altro. Quindi il problema è ovviamente sui dati, almeno dal nostro punto di vista. Quindi ripartire dai dati è fondamentale. Quindi noi, ad esempio, da che cosa siamo partiti? Siamo partiti dai dati di membership. Cioè, tutte le opere vengono generate da soggetti, persone fisiche. Quindi se tu non hai un database decentralizzato, on-chain, che è autoritativo, di questi dati, per definizione non riuscirai mai a fare gli step successivi, ovvero mettere dentro le opere o mettere dentro, come fanno le startup che tentano di rubare il business a Spotify, di metterci dentro direttamente i recordings oppure qualcosa di più alto livello. Quindi quello che abbiamo fatto è proprio ripartire dai basics, e quello che abbiamo rilasciato un paio di mesi fa è esattamente questo, cioè degli asset, quindi degli NFT in questo caso, che rappresentano la membership dei nostri associati. Perché è importante questo? Perché da qualche parte devi partire, e il fatto però di riuscire a creare qualcosa che noi puntiamo di mettere a fattor comune con tutti gli altri che fanno il nostro business in giro per il mondo, ti permette di fare cosa? Di portare già un valore aggiunto all'interno della tua industria, che è un po', lasciami dire, il problema di blockchain. Cioè oggi, al netto di qualche persona che è forse billionaire in euro e dollari perché ha fatto, o ha creato criptovalute da zero oppure si è arricchita speculandoci sopra, il valore aggiunto creato da blockchain in questo momento è basso se non residuale, capito? Quindi anche lì bisogna convincere un'industria che si può andare in una certa direzione ripartendo da qualcosa che intanto ti porta un po' di valore aggiunto, però avendoci attaccata una vision di lungo termine che ti permette di capire quali potranno essere eventualmente le conseguenze o gli effetti migliorativi su quel modello di business nel futuro. Ecco, tu hai detto una cosa importante, hai spoilerato che avete una partnership ed utilizzate quindi la blockchain di Algorand. In un periodo in cui tutti coloro che decidono di implementare o almeno sperimentare la tecnologia blockchain, nel 90% dei casi, almeno lo vedo nel tessuto imprenditoriale italiano, utilizzano blockchain private o comunque soluzioni offerte dai vari Azure, IBM e così via. In questo caso SIAE fa una scelta doppiamente coraggiosa, perché non si ferma a scegliere una blockchain permissionless come poteva essere la blockchain di Ethereum o un'altra blockchain. No, fa una scelta che, se mi permetti, 3 anni fa l'avete fatta, se avete iniziato 3 anni fa, di sposare Algorand, che era un enorme punto interrogativo, e io sono personalmente innamorato di Algorand perché è l'unica forse oggi a risolvere il problema del trilemma, però è stata una scelta molto rischiosa, molto coraggiosa. Come mai avete scelto Algorand e non altre blockchain più conosciute o comunque altre situazioni che erano già più solide quando avete iniziato questo percorso, ecco? Ma guarda, questo è legato più che altro alla vision di lungo termine, perché, per come ti dicevo, noi non eravamo interessati a fare quello che abbiamo fatto 2 mesi fa, ma siamo interessati a portare avanti un percorso che prevede altri passaggi che all'interno dei quali già vediamo centinaia di migliaia, milioni di transazioni. Quindi per definizione noi abbiamo bisogno di qualcosa che sia, avevamo e abbiamo bisogno di qualcosa che sia scalabile. Abbiamo fatto uno scouting di tutte quelle che erano le soluzioni, lasciami dire, più interessanti del mercato. Qua ti parlo di metà 2019, perché la partnership con Algorand l'abbiamo fatta a fine 2019,
In quel momento Algorand ci è sembrata una soluzione interessante tra tutte. Tra l'altro ti cito un tweet che è del CEO di Algorand, si chiama Sean, non mi ricordo il cognome, che diceva, che ha detto quando abbiamo rilasciato tra l'altro questi non fungible token che rappresentano la membership dei nostri autori, che la stessa cosa, quindi ti sto citando un suo tweet, non so come abbia fatto i conti, fare la stessa cosa sulla rete di Ethereum ci sarebbe costato 400 milioni di dollari, una roba del genere, perché loro sono particolarmente efficienti. In generale, comunque, qual è il messaggio? Non siamo sposati ad Algorand. In realtà, da un punto di vista di chi utilizza una tecnologia tipo blockchain, bisogna aver capito, secondo me, tendenzialmente il modello concettuale della tecnologia, devi aver capito come funziona. Poi non devi essere diciamo, i crittografi sono quelli esperti della tecnologia, devono essere, ecco, il professor Micali che diciamo, è un uomo flagship di Algorand. Lui può essere quello che si può definire, lasciami dire, un esperto di blockchain e quindi magari di crittografia. A noi interessa di cercare di trovare e di utilizzare una tecnologia che sia la migliore in quel dato momento storico per poter, da poter utilizzare al meglio sul proprio modello di business. Algorand a fine 2019 ci era sembrata una tecnologia migliore da questo punto di vista. Oggi mi sentirei ancora di darti la stessa risposta. Quindi ci sono tante altre tecnologie, vedremo se qualcuno dimostrerà di essere meglio. A quel punto magari converrà usare quella. Quando abbiamo proposto a coloro che ci hanno sviluppato quello che abbiamo realizzato adesso, che abbiamo fatto il deploy 2 mesi fa, loro l'avevano definita Algorand come tecnologia esotica, quindi ti posso confermare che quando abbiamo fatto questa scelta è stata considerata anche da quelli che ce la sviluppavano, diciamo, ah, ma perché non sai mai per leggere qualcosa di diciamo in più? Perché sai, anche lì il problema qual è? Come tutte le tecnologie, arriva la tecnologia nuova, le persone si specializzano su qualcosa e poi la novità sulla novità sembra già quasi esotica rispetto a quelli che erano diventati bravi perché l'hanno scoperta non nel 2016 come me, ma nel 2011, nel 2010. Probabilmente sono anche molto più ricchi di me quelli che l'hanno scoperta Bitcoin, la sua tecnologia nel 2010. Però è interessante, secondo me, vedere proprio l'evoluzione. Poi su questo non ti sto dicendo che Algorand sarà la migliore nei prossimi 30 anni. Già la tecnologia blockchain in sé, secondo me, ha una probabilità di successo che non è 100%, ma questo perché ci sono n problematiche, anche da un punto di vista tecnologico, che vanno risolte. Il proof of work di Bitcoin, magari con una tecnologia tipo Algorand e proof of stake, lo risolvi. Ce ne sono n altri che non sai se e come potrai risolvere. Diciamo, e in questo ho visto uno sguardo di amore la prima volta che l'ho detto davanti al professor Micali. Bisogna avere fiducia nella tecnologia e nelle persone come lui che risolveranno questi problemi. Ma sai, era come, secondo me, sei nel 1990 e confronti la fotografia di una fatta con una pellicola Kodak con una digitale e dici, ah, ma questa è una risoluzione 355x288, non competerà mai con la fotografia analogica. Poi oggi dai per scontato che le fotografie siano digitali a 20, 30, 50. Ecco, ieri ho visto una fotografia del sole a 250 megapixel, una roba del genere. Quindi non ti sembra nemmeno più strano, però è questo quello che bisogna pensare anche dal nostro punto di vista. Lasciami dire, se tu fai business, ti deve interessare il modello concettuale, la tecnologia, applica quella che hai capito che potrebbe essere la migliore per te. Se hai da fare tante transazioni, tendenzialmente il proof of work sicuramente può rappresentare un problema. Algorand era a metà 2019 quando l'abbiamo scelta e oggi una buona soluzione per risolvere parte di questi problemi, quantomeno è una delle migliori, lasciami dire, da un punto di vista di offerta di mercato. Tra l'altro, permettimi di dire, una scommessa che oggi è già più vincente che perdente, perché rispetto a 2 o 3 anni fa Algorand ad oggi può contare su oltre 100 milioni di dollari raccolti in giro per il mondo, che avvalorano ancora di più gli investimenti e le sperimentazioni possibili sulla loro pure proof of stake, che è sicuramente un algoritmo molto più interessante rispetto a tante altre soluzioni meno esotiche, ma anche meno originali. E raccolgo intanto, mentre andiamo avanti con la chiacchierata, qualche domanda che arriva da Facebook o dalle varie piattaforme su cui ci stanno seguendo. Invito anzi a continuare se qualcuno ha delle domande, scrivendo le proprie domande. Chiedono un po', in parte hai già risposto con il fatto che con Algorand i diritti d'autore li avete trasformati in NFT. Qual è la visione di SIAE sugli NFT? Penso sia una domanda più generica riguardanti tanti NFT che stanno nascendo, anche
nei confronti di personaggi pubblici o autori, nonostante non siano magari diritti di proprietà di chi fa quell'NFT. Quindi su questo SIAE intende muoversi, cosa intende fare? Ma guarda, la visione sugli NFT, il vero problema è che sono due rovesci della stessa medaglia. Tanto come sempre citando il professor Micali, ho fatto a lui questo esempio e ho detto, mi piace molto, quindi mi sento di ripeterlo. Gli NFT in questo momento sono come la fusione nucleare, lasciami dire. Possono essere una cosa utilissima per l'uomo per avere energia più o meno gratis e illimitata. E questo è il progetto ITER, che a chi interessa ITER.org è fantastico. Tra l'altro, se parlate di innovazione qua è stupendo. Vuol dire energia gratis per tutti dalla fusione nucleare con l'idrogeno. Dall'altra parte ci puoi far scoppiare gli atolli nel sud del Pacifico. Il nostro problema è che in questo momento tante persone sul mercato con gli NFT stanno facendo scoppiare atolli nel Pacifico, perché chiunque, lasciami dire, in questo momento venda un NFT che rappresenta qualcosa in un ordinamento giuridico, ad esempio come quello italiano, che in questo momento gli NFT non saprei nemmeno dove inquadrarteli, stanno facendo scoppiare gli atolli nel Pacifico e rischiano, lasciami dire, di ritardare l'adozione di una tecnologia che sarebbe invece assolutamente interessante, perché l'idea di avere un asset rappresentato on-chain, poi chiamalo non fungibile, ma vale la stessa cosa per Bitcoin che è fungibile, è interessantissima, è super affascinante. Quindi il vero problema oggi di questa tecnologia è che viene utilizzata, lasciami dire, in tanti casi male. Cioè, ad esempio, noi come SIAE non abbiamo rappresentato la proprietà on-chain, ma perché questo non puoi farlo. Perché cioè, se vuoi fare una cosa seria e vuoi rappresentare proprietà, probabilmente non è un momento storico giusto per farlo, almeno non nell'ordinamento giuridico italiano. Se in Burkina Faso, non lo so, si sono inventati una tecnologia, lasciami dire, blockchain friendly, NFT friendly, che dice che gli NFT valgono tanto quanto un contratto firmato di carta, fantastico. In Italia la situazione è leggermente differente. Questo torno a citare il professor Micali, ma perché su questo lui è un guru assoluto. Quando abbiamo fatto la conferenza stampa un paio di mesi fa, quando abbiamo dichiarato che cosa avevamo fatto, lui ha dato un esempio che è stato fantastico. Dice: mio padre, che era magistrato, mi diceva sempre una cosa: tu puoi avere ragione, ma finché non hai un giudice che ti dà ragione, quella ragione non ti ci fa niente. Quindi oggi il problema degli NFT è questo. Cioè, noi possiamo, da un punto di vista tecnologico, sperimentare quanto vogliamo. E dobbiamo puntare sulla fiducia che nel mondo di domani, ovvero nei prossimi mesi, anni più verosimilmente, ci sarà, diciamo, un accoglimento di questa tecnologia all'interno del sistema dell'ordinamento giuridico. È come internet, no? Cioè pensare a quello che c'è oggi in termini di giurisprudenza, anche perché poi magari qualcuno ci è arrivato pure in Cassazione, sul mondo dello scambiare informazioni sul web, perché questa era, diciamo, la internet pre-blockchain. Non è la stessa cosa che avevi a fine anni 80, probabilmente, o inizio anni 90. Quindi su questo è importante, cioè qual è la visione sugli NFT? Una cosa interessantissima, pazzesca da un punto di vista di vision, lungo termine, bisogna ragionarci sopra. Cioè, il catasto potrebbe essere tranquillamente considerato come un oggetto composto da migliaia, milioni di NFT diversi. I ragionamenti da fare sono sempre: ha senso farlo se tu sei un ente, uno stato centralizzato che lo gestisce al 100% in capo a se stesso? Forse no, però nel momento in cui c'hai dei soggetti che rappresentano dei nodi naturali, ad esempio il mondo del diritto d'autore è fatto così, perché la creatività nasce nel mondo e viene sfruttata da tutti quanti, capito? In giro per il mondo. Morricone nasce magari in Italia, il suo diritto viene sfruttato negli Stati Uniti, esiste anche tranquillamente viceversa. Quindi su questo vi direi che l'NFT è tecnologia interessantissima. Il problema è il momento storico. Sfortunatamente siamo in un momento nel quale c'è una bolla assoluta su questa roba e tutte le persone che poi ci stanno navigando sopra questa bolla, sfortunatamente rischiano di farla scoppiare e quindi di far posticipare un'adozione massiva di questa tecnologia. Questo è un po' il problema che vedo almeno personalmente sugli NFT. Se ne parla troppo, quando se ne parla troppo, poi alla fine si danneggia sempre quello di cui si parla. Continuo con le domande che arrivano dagli associati di Copernicani oppure dalle persone del pubblico che ci ascoltano. Allora, Marcello ci chiede, se la blockchain è privata, non avrebbe più senso, tecnicamente parlando, usare un database tradizionale consentendo interrogazioni pubbliche via API? Assolutamente sì. Quindi se la blockchain è privata, cioè ad esempio, che ne so, noi abbiamo immaginato un network nel quale
che so, SIAE ha tanti soggetti che come lei fanno il suo mestiere in giro per il mondo, no? Se noi facessimo una blockchain privata tra questi soggetti quindi già, scusami, già uno step successivo, io potrei fare una blockchain mia, SIAE gestisce una sua blockchain nella quale mette dentro le transazioni che rappresentano quello che vogliamo scrivere in termini di asset, quindi di membership. Ha senso? Assolutamente no, Marcello ha ragione, lo metti su un database ora con qualsiasi, è molto più efficiente sicuramente di una blockchain. Cosa è diversa nel momento in cui tu vuoi decentralizzare a livello globale? Cioè ogni SIAE in giro per il mondo decide di utilizzare, oggi ognuno magari sulle opere funziona così, ha un database diverso che non si parlano uno con l'altro, quindi decidi di utilizzare un database decentralizzato ma privato, perché potresti anche decidere di utilizzarlo privato tra tutti i soggetti che come SIAE fanno questo mestiere. Quindi quanti siamo? 100, 200? Facciamo un network privato che si occupa di questo. Perché noi abbiamo deciso di fare il deploy su una blockchain che è pubblica? Per un motivo semplice, perché il giorno che io faccio, mi industrio tanto per cercare di creare un'architettura, un protocollo su una blockchain qualsiasi, vedi quella di Algorand, che mi permette di creare on-chain questi dati e di farli vivere on-chain, il problema è che se io lo faccio privato, ci mettono 10 secondi, secondo me, nasce uno, un hacker qualsiasi, una startup, che dice: fantastico, facciamo come l'hanno fatto loro, però pubblico e bando agli autori. Perfetto. Quindi per questo motivo non ha senso che noi, diciamo, lasciamo questo in mano. Noi siamo, diciamo, lo slogan di CIA sta scritto nel nostro logo, c'è scritto dalla parte di chi crea, quindi noi lavoriamo per i nostri autori. Quindi in realtà noi l'abbiamo già creato su una blockchain che è pubblica e l'abbiamo già creato on behalf dei nostri autori. Quindi che cosa vuol dire? Che noi domani mattina possiamo dare la chiave privata a un autore che queste informazioni, quindi i suoi dati, se li può gestire direttamente. Questo era quello che facevi la domanda all'inizio. È un suicidio? Lasciami dire no, è come probabilmente andranno le cose. Quindi se architetturalmente tu questo l'hai previsto dall'inizio, di poter a un certo, cioè di creare, diciamo, di fare il ramp up, perché chiaramente nel ramp up di questa cosa è comodo che sia gestito da alcuni soggetti, tra virgolette, lasciami dire, più evoluti, quantomeno da un punto di vista tecnologico. Ma poi devi pensare che la blockchain dovrà essere pubblica e gli aventi diritto, quindi gli autori, gli editori, si gestiranno loro stessi le loro informazioni e a un certo punto i loro, lasciami dire, wallet. Quindi, da quello che si capisce, avete anche aperto le porte o comunque state anche ipotizzando in futuro la possibilità di un unico royalty coin. Quindi, se l'autore si gestisce da solo le sue royalty in maniera diretta, ci sarà pure un token, un coin dedicato a questo mondo. È una delle ipotesi in atto a cui siete aperti oppure no? Ma guarda, secondo me questo vale come quello che dicevo prima sugli NFT. Fare un ICO si può fare, ma rischi di far saltare gli atolli nel sud del Pacifico. Dal nostro punto di vista, sicuramente ha un senso, avrà un senso enorme a un certo punto portare on-chain le transazioni economiche, anche e soprattutto per rendere trasparente tutta la filiera, quindi da chi utilizza per primo la musica. Quindi un utente, come posso essere io di Spotify che paga l'abbonamento, fino ad arrivare, di fare tutta la supply chain, fino ad arrivare all'avente in diritto che si deve prendere i suoi soldi. Quindi ha un enorme senso mettere on chain anche le transazioni economiche. Dal nostro punto di vista ci abbiamo ragionato. Il problema dei royalty coin è il rischio cambio, a parte il fatto che chi li crea in quel momento sta decidendo di allocare su se stesso o su qualcuno un valore, e questo di per sé è un problema. Ma soprattutto portiamo di fronte a un rischio cambio tutti i nostri aventi diritto. Per questo motivo diciamo che almeno nel nostro mid-long term noi non prevediamo una creazione di un token, in questo caso fungibile, che può essere un royalty coin o come vogliamo chiamarlo, ma più verosimilmente è comodo utilizzare delle stable coin. Sul dollaro magari già ci sono, sull'euro sicuramente, se la tecnologia, diciamo, non morirà e non sarà come Razzle, non farà la fine di Razzle, vedremo anche una stablecoin sicuramente sull'euro. Il nostro obiettivo nel momento in cui le transazioni economiche saranno on-chain è quello di utilizzare una moneta virtuale che ti permette di non avere rischio cambio, perché il rischio però qual è? Che
che Spotify ci paga 1 milione di royalty coin che oggi valgono 500.000 euro e domani, quando le paghiamo ai nostri aventi di diritto, valgono 50.000. Questo chiaramente di per sé è un problema. Le valute standard e quindi le stable coin per definizione sono meno volatili o quantomeno più spendibili nel mercato in cui ti ci puoi andare a comprare il pane e il latte. Qui parlo dei nostri autori, che molti dei quali vivono sul diritto che diciamo intermediamo noi di SIAE. Un'altra domanda che arriva da Innocenzo è: la blockchain dovrebbe quindi permettere, se ha capito bene, ai vari repertori musicali gestiti da SIAE, Gemma, eccetera, di interoperare come se fossero un unico repertorio? Sì, certo. Cioè, l'idea è proprio quella di creare un qualcosa che sia globale. Quindi non è di SIAE, non è di GEMA, non è di SESEM, non è di nessuno diciamo degli intermediari. Quindi assolutamente sì. Il problema è proprio la filosofia di blockchain. Funziona nel momento in cui viene adottata. Non dico da tutti quanti, ma da una maggior parte. Come se diventare, lasciami dire, è come se fosse un fork, no? Tu oggi c'è un mondo che è centralizzato e decidi di provare a decentralizzarlo. Quel fork funziona nel momento in cui ti seguono la maggior parte dei soggetti che facevano parte del mondo precedente, lasciami dire. Se ti seguono tutti e il fork è riuscito, hai abbandonato, diciamo, il vecchio filone. Quindi devi andare più o meno in quella direzione là. Poi il tema qual è? Tutti quanti saranno favorevoli a fare questa cosa? È un problema, per quello che ti dicevo prima. Noi abbiamo alcuni soggetti, in particolare me ne viene in mente uno che è di matrice americana, perché è posseduto da Blackstone negli Stati Uniti, che sono a scopo di lucro. Ecco, su di loro sarebbe interessante capire qual è il loro approccio a questa tecnologia, perché bisogna capire quali vantaggi e soprattutto svantaggi possono vedere in un mondo che va verso la decentralizzazione e, lasciami dire, in un mondo che riporta alla fine, nel long term, il potere sui dati e poi a un certo punto sui flussi economici nelle mani degli aventi diritto stessi. Cioè nella vision che abbiamo noi long term, probabilmente i grandi aventi diritto non avranno bisogno di una parte dei servizi che noi oggi stiamo offrendo, capito? Vediamo. Comunque l'idea è sì, cioè decentralizzare portando dentro qualcosa che è utilizzabile da tutti quanti. Poi se Gemma non lo vorrà utilizzare, sarà un suo problema il fatto che magari i suoi aventi diritto a un certo punto decidono di utilizzarlo, capito? Quindi per definizione ti direi, in questo momento, se noi come SIAE stiamo dicendo lo vogliamo dare gratuitamente a tutti quanti, perché non dovrebbero utilizzarlo tutti quanti? Ha un enorme senso, capito? A un certo punto, se no, sarà la tecnologia a decidere per conto di quelli che non hanno... Cioè, lasciami dire, non bisogna essere luddisti in questo caso. Non so se hai presente chi sono i luddisti. La tecnologia a un certo punto cambia il modello di business. Prima facevi quel mestiere che tiravi in bolla l'arcolaio, è cambiato il modello di business, il vapore ha portato un mestiere, ucciderà dei mestieri che prima c'erano e domani non ci saranno. Bisogna investire sulla competenza. Ci dicevi che SIAE ha come slogan dalla parte di chi crea. Noi come copernicani siamo dalla parte del futuro e siamo totalmente innamorati del futuro. La domanda con cui ci avviciniamo verso la conclusione di questa piacevolissima chiacchierata è: come lo vedi tu il futuro? Come lo immagini? Sia per quanto riguarda gli autori, non solo SIAE, ma gli autori in generale, gli artisti, come sarà il loro futuro, ma anche al di fuori di blockchain, di copyright, come te lo immagini questo futuro che cambia così velocemente? Ma guarda, il futuro, parlando del nostro piccolo, il futuro dei nostri eventi di diritto, me lo aspetto più roseo, perché noi oggi abbiamo affrontato un cambiamento di paradigma tecnologico, che è quello di internet, che sicuramente ha tolto dalle mani dei nostri aventi diritto potere, perché ha creato dei modelli di business nuovi che i nostri aventi diritto non riuscivano a comprendere, che bisogna continuamente inseguire. Quello che probabilmente anche magari una tecnologia come blockchain, poi si chiamerà magari in un altro modo, ma l'idea proprio di, lasciami dire, una democratizzazione delle informazioni, è così fantastica e affascinante che probabilmente qualche seguito ce l'avrà. Ecco, magari dicevo non si chiamerà blockchain, ma questo sicuramente sarà interessante perché riporterà nelle mani di chi li genera i dati. Quindi per i nostri eventi di diritto sarà un vantaggio, ma lasciami dire per tutti noi. Cioè, ci sarà un momento nel quale Facebook o Google saranno costrette probabilmente a decentralizzare la gestione dei profili degli utenti.
Facebook in questo momento ha un profilo di Gianluca, ha un profilo di Matteo o di tutte le persone che ci ascoltano e sa perfettamente che ha un valore questo oggetto e lo vende come advertising a N soggetti diversi. Perché questo è interessante dal punto di vista del diritto d'autore? Perché il diritto d'autore è una piccola componente di quello, ovvero dei contenuti che loro utilizzano per creare valore sulla loro piattaforma, che è creare transazioni che loro poi gli permettono di profilare gli utenti. Quindi, diciamo, il decentralizzare la gestione delle informazioni sicuramente sarà un vantaggio per tutti quelli che le informazioni le generano, noi come utenti, ma soprattutto come per CIE, come aventi diritto. Per il futuro in generale, il problema è che stiamo attraversando un periodo di cambiamento, ma come probabilmente è stato in tutta la storia, ma in questo momento ce ne sono alcuni che sono particolarmente disruptive. Ecco, blockchain è, diciamo, tra virgolette, lasciami dire, l'eterna promessa. Bisognerà vedere se riesce a fare tutto quello che ci ha promesso negli ultimi 10 anni. Io sono fiducioso del fatto che comunque è una tecnologia giovane. Se tu pensi che il primo telefono cellulare è del 1975, nel 1985 non avevi l'iPhone, ma non avevi nemmeno lo StarTAC, sicuramente non nei negozi, magari qualcuno ce l'aveva in testa. Quindi avere fiducia nella tecnologia in questo momento ci può essere utile, perché ci può permettere di capire quale sarà magari la prossima iterazione di una tecnologia come blockchain, che, come dico, come ho appena detto, è un'eterna promessa degli ultimi quantomeno anni, da quando è esploso Bitcoin, sicuramente dal 2017 a oggi. Delle altre tecnologie veramente disruptive, devo dire che sono abbastanza spaventato dall'intelligenza artificiale, perché se tu vedi quali sono, a parte, diciamo, il fatto di eliminare tantissimi lavori, mi è capitato di leggere due frasi di due soggetti che considero importanti da questo punto di vista nello sviluppo tecnologico. Uno è Elon Musk, e lui dice: io ho visto cose un po' alla Blade Runner che voi umani non potete neanche immaginare. E questo è preoccupante, nella misura in cui, se una persona che ha accesso probabilmente a delle iterazioni di questa tecnologia successive a quelle che possiamo vedere noi consumer, dice che bisogna essere preoccupati, forse bisogna esserlo. Dall'altra parte, vedo qualcuno che ha detto: non deve spaventarsi, legga il mio libro. Sono molto contento, perché dall'altra parte quello che mi spaventa è il grande Stefano Quintarelli. L'altro che mi spaventa è Putin, che dice: il primo che avrà accesso a un'intelligenza artificiale veramente funzionante controllerà il mondo. Se mixi quello che ha detto Putin con un documentario che non mi ricordo, che era su Sky o Netflix, che parla di come lui ha raggiunto il potere in Russia, forse bisogna essere un po' preoccupati. Però sicuramente io vi dico che sono sostenitore della tecnologia del futuro, quindi bisogna avere fiducia che almeno noi come esseri umani dovremmo riuscire a risolvere quantomeno i problemi sul clima. Probabilmente la tecnologia, nel momento in cui arriveremo a questo al vero turning point, ovvero nei prossimi mesi o forse 1 o 2 anni, ci permetterà di superare. Ecco, citavo prima ITER, è un progetto interessantissimo, magari un po' più long term, però la tecnologia secondo me ci permetterà di risolvere molto. Ed ecco, blockchain invece è l'eterna promessa, ma potrebbe essere molto interessante proprio per riportarci a una democratizzazione, che tra l'altro noi come sistema Italia forse ci farà anche comodo, perché il problema qual è? Che tutta questa centralizzazione che è stata portata dall'era 1.0 di internet, con soggetti giganteschi tipo Google, Facebook, forse l'unico modo per scardinarla, e in questo infatti quello che mi piace dire come CIA è l'unico modo per sconfiggere il value gap, è proprio una tecnologia come blockchain. Questa promessa, se sarà in qualche modo mantenuta da questa tecnologia fantastica, e in qualche modo vi direi dal professor Micali, potrebbe essere un modo veramente per ridemocratizzare qualcosa che altrimenti sarebbe stato veramente molto difficile da recuperare. Oggi soggetti come Google e Facebook sfortunatamente non possono essere contrastati da un autore o da un editore o da un soggetto anche come CIE, che è la Sesta Collecting del mondo. Sfortunatamente sono già arrivati a una dimensione che per contrastarla deve essere quella di un organo magari già sovranazionale europeo, ovvero un antitrust europeo, lasciatemi dire. Vedo che Quinta mi ha risposto: Putin si riferisce alle armi, questo è vero problema potenziale. Sì, sono preoccupato delle armi, infatti. Il problema sarà la prima arma che spara con un'intelligenza artificiale, sarà il vero problema. Però, lasciami dire, su questo vedremo cosa ci dirà il futuro. Ho una figlia di 6 mesi, spero vivamente che a un certo punto non ci sarà Skynet che lancia le testate nucleari in giro per il mondo.
Tra l'altro, Stefano ti ha promesso che ti manda i suoi due libri, quindi Stefano, garantisco che Matteo è un interessato lettore, quindi non solo li leggerà, ma li studierà e sicuramente ti darà anche la sua opinione. Beh, a proposito di libri, scusate, uno interessantissimo, scusa Gian, non so se abbiamo tempo, ma devo dire che io dal basso della mia laurea in ingegneria gestionale, quindi sono gli ingegneri, lasciatemi dire, sfigati, posso permettermelo perché lo sono, ho letto un libro interessantissimo sulla meccanica quantistica, che si chiama Meccanica quantistica per poeti. E questa, tra l'altro, è una delle altre promesse, ma più che promesse, vediamo che cosa succederà del nostro futuro. Ad esempio, infatti, anche Algorand ci tiene tantissimo a dire che loro sono quantum proof, perché anche questo sarà un problema gigantesco. Quindi, anzi, se il buon Quinta mi dà i suoi libri, li leggo molto volentieri e vi consiglio questo Meccanica quantistica per poeti, perché tra l'altro è un libro che permette di capire qualcosa di non complicato, di più, ma per persone che sono profani. Anche questa, diciamo, tecnologia sicuramente vedremo che cosa ci porterà nel futuro. Sicuramente potenzialità di calcolo che non pensavamo possibile fino a ieri, capito? Verissimo. Oggi che stiamo consumando tutte le schede grafiche del mondo per farle minare Ethereum utilizzando carbone in Cina. Cioè, pensa a che cosa siamo arrivati col proof of work. Hai detto bene. Un'altra domanda che arriva, ne mancano giusto un paio, poi giuro che ti liberiamo, è tecnicamente come funzionerà questa blockchain all'inizio? Varrà solo per i nuovi autori da quel momento in poi, oppure SIAE ci traverserà anche tutti i dati già esistenti? Ma guarda, noi ci abbiamo messo dentro in realtà tutto ad oggi, perché proprio perché siamo in questa fase nella quale vogliamo capire, vogliamo far capire che questa tecnologia può essere utilizzabile, può essere già a valore aggiunto, devi mettere dentro, lasciami dire tutto per dimostrare che il tuo modello di business può girare in maniera decentralizzata, quantomeno per quella componente che abbiamo portato oggi on-chain. Poi, noi in realtà il grande sviluppo che stiamo facendo era, non so chi lo scriveva prima, ma è proprio le interfacce. Cioè uno deve realizzare. Noi, ad esempio, come tutti i soggetti più o meno strutturati, abbiamo un CRM, no? Che può essere, non voglio fare pubblicità a aziende che fanno CRM importanti, però un CRM ti serve per gestire i tuoi utenti, che nel nostro caso sono i 100.000 associati che abbiamo. Quindi quello che abbiamo realizzato oggi, e per questo ci è voluto un po' di tempo, non è soltanto l'architettura che tu metti on-chain, perché tu puoi decidere di creare questi asset con determinate caratteristiche e features. Il tema vero è il layer che tu metti in mezzo, che permette al tuo CRM di parlare con una blockchain invece che con diciamo, un ente centralizzato o un ente nemmeno centralizzato perché magari non esisteva. Quindi oggi il tema vero è questo, quindi cercare di costruire quello che abbiamo fatto, un'interfaccia che seamless ti permette di interfacciarti con un registro distribuito e non più con un database centralizzato, Oracle-like, lasciami dire. Qua invece faccio l'esempio, quindi sono un po' incoerente. Dall'altra parte ci possono essere Salesforce e Oracle, sono due grandi produttori di CRM allo stesso modo, però capito, ha senso in questo momento portare on-chain tutto per il semplice fatto che se tu ci porti soltanto un pezzo, per definizione dovrai interfacciarti con i vecchi pezzi che sono off-chain. Quindi quando tu piano piano migri i tuoi segmenti di business on-chain, devi pensare prima di tutto a un transitorio nel quale sei on-chain, off-chain. Soprattutto, magari più che transitorio, devi avere un parallelo. Prendi, metti tutto on chain, vedi se funziona allo stesso modo e ti garantisce magari le stesse performance. E in questo momento Algorand comunque ci dà garanzia che il loro time per transaction, non so poi come definirlo, sicuramente te sei più bravo di me. Non hai 10 minuti di Bitcoin, ma in 4-5 secondi va già benissimo per qualcosa che comunque non deve essere aggiornato in milliseconds, ma ti dico già, aggiornarlo una volta ogni ora andrebbe benissimo. Quindi ha senso portarci dentro assolutamente tutto. Secondo te quelli ci Visto hai? che qui non censuriamo nulla, ci sono un po' di domande scomode. La prima domanda è: dall'inizio del webinar stai utilizzando termini come strategia aziendale, modello di business, azionista di SIAE, ma quindi SIAE è diventata un'azienda, non è più un ente pubblico economico? È un ente pubblico economico a base associativa. E come tutti i soggetti, secondo me, deve ragionare come un'azienda. Perché tu hai qualcuno che ti dà da mangiare, a me qualcuno mi paga lo stipendio, quindi fino a prova contraria, a me non si dice, però a me qualcuno paga lo stipendio, quindi per conto di quel soggetto noi dobbiamo cercare di vedere quale valore aggiunto gli può essere portato nel medio e lungo termine.
Quindi è per conto di quei soggetti che noi lavoriamo. Quindi che io mi possa definire un'azienda, sono privato? Sì, tecnicamente oggi per la legge italiana noi siamo anche privati, quindi va bene anche definirci come azienda, altrimenti bisogna capire che cos'è la definizione di azienda, ma questo va più sul filosofico, lasciami dire. Comunque bisogna, anche se non lo fossimo un'azienda, ma bisognerebbe ragionare come un'azienda. E vi dico da soggetto che paga le tasse in Italia, tutti quanti dovremmo ragionare come un'azienda. Infatti, tra l'altro, una potenziale interessantissima applicazione di blockchain, sai qual è? Che ne parlavo qualche giorno fa, è sul tema della privacy. Se tu, anche per le pubbliche amministrazioni che non sono aziende, introducessi un token che non ha un valore, ma semplicemente ci basi sopra un premio della pubblica amministrazione che conta quanto, diciamo, stai spendendo in termini di privacy di una persona con lo SPID, questo ve lo dico, non so se lo utilizzate, ma con SPID a me è capitato, ci sono alcune pubbliche amministrazioni che correttamente, quando tu gli passi lo SPID, si prendono soltanto il codice fiscale. Altre che io ho visto si prendono tutti i miei dati. Ma io dico, scusate, ma se io sto utilizzando le tue informazioni, cioè il tuo servizio, vuol dire che il mio codice fiscale ce l'avrai, perché è univoco. Che cosa ci fai con tutto il resto? La prima volta posso capire che vogliono arricchire il loro database, ma quando mi loggo la seconda volta e un'altra volta mi chiedi 20 campi diversi, ma che cosa ci stai facendo? Quindi anche su questo, per questo dico, indipendentemente dal fatto che tu sia azienda o no, devi capire se questa tecnologia può essere utile, perché magari è utile anche a un soggetto che è ente pubblico per definizione, magari è un ministero, ma comunque devi cercare di introdurre dentro qualche meccanismo di, lasciami dire, incentivazione alla meritocrazia e all'innovazione tecnologica. Forse anche questo potrebbe essere una risposta. Un'altra domanda che arriva da Facebook: se durante questo intervento, come più volte tu hai ripetuto, che la blockchain è ancora una scommessa, non ha un esito certo, come mai allora ci state investendo così tanto e non è piuttosto rischioso? Se devo dare una mia risposta, io ci credo nella tecnologia e quindi io credo che tutto questo porterà a qualcosa. Poi magari non sarà blockchain di Algorand, non si chiamerà blockchain, ma l'idea di diciamo, di un'economia decentralizzata è così interessante che difficilmente si potranno convincere tutti quanti che non si può fare. È come internet, ecco, era come dire a fine anni 80 convinco tutti quanti che internet non ha futuro. Molto difficile. Se devo dire da un punto di vista aziendale, ha un 100% di riuscita tutto questo? Non è detto, perché il problema è che, ecco, blockchain è la grande promessa, quindi bisogna essere con i piedi per terra e dire che probabilità di successo ha questa cosa. È come Kodak, che probabilità di successo ha la fotografia digitale? Ma anche se pensi che il 60% ci devi investire sopra, ma anche che fosse il 10%, forse ci devi investire sopra se è così disruptive per te, ma soprattutto per i tuoi aventi diritto. Se possiamo fare qualcosa, tra l'altro in tutto questo siamo anche fortunatamente, siamo stati fortunati e magari anche bravi, comunque abbiamo ricevuto un finanziamento da parte del Ministero dello Sviluppo Economico su un progetto importante perché ci hanno dato 500.000 euro da poter spendere su questa tecnologia applicata al 5G e questo vi parlo di inizio 2020. Porteremo i risultati ecco tra qualche mese. Quindi a maggior ragione se stai spendendo dei soldi che qualcun altro ha deciso di investire su di te ha un enorme senso, ma anche senza questo io mi sentirei di dire che proprio perché è una tecnologia super disruptive sul tuo modello di business bisogna investire. Lì vedo che finisce con è sinonimo di molto coraggio, più che coraggio è anche consapevolezza, cioè se io vedo un futuro e vedo che può andare in quella direzione, ma anche che fosse 50 e 50 ci devo investire. Se penso poi a livello personale vi dico che almeno siamo a più del 50, magari 70-80, se non ci investi sei pazzo, questo è un tema. Poi il tema vero era quello che dicevo prima, ti puoi permettere di investire in questa, cioè Booking.com investe in blockchain, ma che è matto? Cioè loro vivono sull'intermediazione, se domani ci fosse un oggetto che su un'infrastruttura decentralizzata mi permette di entrare in contatto con un albergo e fidarmi della transazione che faccio on-chain attraverso uno smart contract, Booking è finito. Quindi per questo è anche questo è quello da ragionare. Noi siamo fortunati, vi dico, è uno use case interessante, il diritto d'autore, perché avendo dentro tanti soggetti not for profit, ti permette forse di investire con più leggerezza su una tecnologia che tecnicamente suicida il tuo modello di business, o quantomeno parte di esso. Un'ultima domanda che arriva, intanto Quintarelli ci dice che Microsoft ed altri ci provarono nel 95 circa,
Stefano partecipò ad un convegno la cui tesi era che video tra MSN e IGN, IBM Global Network, avrebbero ammazzato internet, una cosa universitaria senza futuro. Mai trascurare tecnologie permissionless, infatti abbiamo visto quello che sta combinando adesso la blockchain, verissimo. Un'altra domanda che arriva è, poi giuro che è l'ultima e ci salutiamo, per portare tutti i dati degli autori ed editori in blockchain, avete avuto bisogno del consenso di questi autori ed editori? E prima per rispondere a Quinta, io ci credo comunque a livello personale. Secondo me, tutto questo che stiamo dicendo accadrà. Non vi so dire, non sono 6 mesi, non so se saranno 3 o 10 anni, ma tutto questo che stiamo dicendo accadrà. No, guarda, ti direi di no perché per un motivo molto semplice: quello che noi abbiamo messo on chain, fortunatamente, sono tutti i dati che mettiamo già a disposizione pubblicamente. La gente semplicemente non ci faceva caso che li mettevamo a disposizione pubblicamente. Quindi è 100% GDPR compliant per il semplice fatto che, prima di tutto, ci siamo fatti la domanda: sono dati personali? E la risposta è no. Ma oltre a questo, sono già tutti quanti i dati che mettevamo tranquillamente a disposizione. Il problema, però, non è tanto il far vedere un dato, ma è mettere on chain un oggetto che diventa autoritativo su quel dato. Quindi il problema non è tanto il fatto di mettere qualcosa che non vogliamo mettere on chain, ma è metterci qualcosa che deve diventare in quel suo, diciamo, in quella sua fattispecie autoritativo. E oggi il dato che noi mettiamo, ad esempio, sul nostro sito web o un altro soggetto analogo a noi mette sul sito web non è autoritativo, io sto dichiarando quell'informazione. Se a un certo punto entrambi, noi o gli altri o gli autori, potessimo fidarci, non l'uno dell'altro, che poi alla fine è la grande promessa di blockchain: io non mi devo fidare di Gianluca se ti mando un bitcoin o tu lo mandi a me, poi uno diciamo staremo facendo una transazione abbastanza importante in questo momento, ma ci fidiamo della crittografia che c'è dietro il protocollo che ci ha permesso di scambiarci quel bitcoin, capito? Quindi questa è la cosa. Quindi poi non è tanto l'informazione che metti on chain, la potevi mettere, ragazzi, certo che sì, altrimenti non la mettevo su una blockchain che era public e visitabile da chiunque in questo momento. Il tema vero poi, questa è una domanda interessante perché sarà, a un certo punto bisognerà mettere dei dati che magari sono privati on chain. Questo forse sì, e quindi qua saranno interessanti le prossime iterazioni per capire come poter gestire queste informazioni. Ad esempio, che ne so, per garantire l'univocità di una persona, di un essere umano, mettendoci dentro dei dati privati. Tu puoi anche applicarci sopra una funzione di hashing qualunque. Io prendo l'hash di Gianluca Comandini, nato a X, il giorno Y e residente A, prendo tutto quanto codificato in una certa maniera, li applico sopra una funzione di hashing, mi viene fuori una stringa alfanumerica che tu non sai cosa vuol dire, ma per me in quel momento on-chain quell'oggetto vuol dire la tua, cioè, l'entità Gianluca Comandini, capito? Quindi da questo punto di vista, chiaramente vi dico, ponendosi per la prima volta questi problemi, noi negli ultimi sicuramente 12 mesi ci siamo fatti molte domande che probabilmente bisognerà farsi nel prossimo futuro. Ad esempio, vi dico un aneddoto banale che però vi fa capire. Algorand, fino a prima di fare il nostro deploy, considerava un NFT un oggetto che doveva avere una cardinalità 1. Quindi ci doveva essere un unico oggetto di quell'asset. Perché? Perché altrimenti se sei da 2 in poi, da 1,x in poi, maggiore stretto di 1 per intenderci, devi essere un qualcosa che è fungibile. In realtà noi gli abbiamo fatto cambiare idea su questa cosa perché i token possono essere non fungibili ma frazionabili. E questo perché l'esempio che gli abbiamo fatto non è sul diritto d'autore perché chiaramente è un esempio molto specifico, ma se ci pensate è sul real estate. Cioè sul real estate è esattamente la stessa cosa. Io Matteo Fedeli posso comprare un immobile, ma ne posso comprare anche il 50%. È un asset l'oggetto che rappresenta l'immobile? Sicuramente sì, anche il dato che lo rappresenta. È un asset non fungibile? Beh, sì, non posso considerare fungibile un immobile. È frazionabile? Certo. Quindi da lì in poi Algorand ha deciso di chiamare non fungible token non basati sulla vecchia nomenclatura, ma sulla nuova nomenclatura che è su base, diciamo, tra virgolette, lasciatemi dire, dichiarativa. Perché poi anche lì quanto decidi di frazionarlo è semplicemente quello che tu decidi che sia il tuo, lasciatemi il paragone Satoshi. Cioè, se tu decidi che diventi un milionesimo, un decimillesimo, un millesimo, un centesimo, è semplicemente la risoluzione che tu vuoi dare alla gestibilità separata di quel singolo asset. Ultimissima domanda, solo perché è molto interessante, prima di salutarti. Che criteri vi siete posti per misurare il successo o meno di questo progetto a lungo termine e più o meno quanto pensate di investirci o avete messo a budget? Ma questo vedremo.
perché il vero problema è l'adoption. Cioè, noi quello che vogliamo intanto è portare un qualcosa di credibile e che porti valore aggiunto al sistema nel breve termine. Se non riusciamo a far utilizzare questo che noi abbiamo rilasciato, oppure una versione, lasciami dire, 1.1 o 2.0, se ci chiederanno tanti cambiamenti gli altri soggetti che fanno il nostro mestiere, nei prossimi 12-24 mesi già non è andata benissimo, lasciami dire. Vuol dire che è una cosa semplice questa che abbiamo rilasciato. Complessa architetturalmente, ma una volta che la spieghi e che la fai funzionare è abbastanza semplice. Potrebbe essere tra l'altro uno dei primissimi casi di valore aggiunto portato con una blockchain. Perché se ci pensi non è che ce ne sono così tanti altri. Intanto su questa, fortunatamente, buona parte siamo riusciti a spesarla con quei soldi che ci ha dato il Ministero dello Sviluppo Economico, perché sono pensati anche per questo, noi li avevamo dichiarato e stiamo facendo esattamente questa cosa. Pro futuro, non vi so dire, però per cambiare un'industria intera, quindi quella musicale, un ecosistema e farlo transitare. Sicuramente bisogna pensare a dei budget che non possono essere 100K, ma nemmeno 1 milione di euro, forse ce ne vogliono di più. Ma per questo motivo, scusate, una cosa importante che bisogna chiarire, non sarà mai credibile SIAE che gestisce un cambiamento di questo tipo di ecosistema a livello globale. Ma non perché SIAE, ma perché non è credibile che lo gestisca un unico soggetto da solo. Quello che probabilmente succederà, e quello che noi stiamo spingendo anche a livello internazionale, è creare una specie di Linux Foundation, cioè tu devi creare un soggetto che si occupa di un'evoluzione sostenibile dell'ecosistema, all'interno dei quali tutti quanti, magari quelli che vogliono, quelli che se lo possono permettere, quelli non a scopo di lucro, ci mettono dentro i soldi, e che diciamo gestisce l'evoluzione per conto di tutti quanti. Oggi, se vi dovessi dire una cifra, sparerei un numero a caso. Ecco, vi potrei dire 100 bitcoin, così do un numero a caso, perché quanto varrà un bitcoin tra 10 anni? Ecco, vediamo. Se un bitcoin vale 2 euro, i 100 bitcoin sono 200 euro. Se la tecnologia ha funzionato, probabilmente magari bitcoin sarà riuscito a vendersi come l'oro del futuro. Però anche lì, anche quella è una scommessa, no? Cioè, quando finiremo, sarà molto costoso minare. Che succede a bitcoin? A un certo punto si reggerà sulle transazioni. Quanta gente sta facendo transazioni? Cioè, stiamo parlando chiaramente di un mondo futuribile. Però bisogna ragionare in questa direzione. Alla domanda non vi saprei dire oggi quanto bisogna investirci sopra. Sicuramente, intanto, che cosa dobbiamo pensare? Di fare investimenti che si possono ripagare loro stessi. Cioè, non devo pensare che il modello è Big Ben e quindi quando lo accendo tra 10 anni funziona, perché altrimenti io rischio di fare 10, 20, 100 milioni di euro di investimenti che non abbiamo da investire su questa roba. Ovviamente, specialmente in questo momento che potete immaginare, non è proprio dei migliori nel mercato dell'industria musicale, dei concerti e di questi ambiti. Ma diciamo, cercare di portare delle soluzioni a valore aggiunto che già sono dei perfetti sostituti di alcuni modelli di business attuali consolidati e centralizzati. Ti permette di risolverti dei problemi, far capire che la tecnologia è applicabile e soprattutto non aver speso. Un po' la logica, lasciami dire, delle startup. Cioè, non ha senso creare un prodotto perfetto, finito, 100% qualità. MVP, lo metto dentro, funziona, sì, mi sta portando valore aggiunto, sì, ha sostituito quel pezzo di prodotto che voleva sostituire, sì, perfetto, allora continuiamo. E a quel punto il continuiamo, verosimilmente, dovrà essere un continuiamo, se non tutti insieme, più soggetti che investono contemporaneamente nella Linux Foundation, lasciami dire, dell'intermediazione del diritto d'autore, se vogliamo allargarlo, dei contenuti in generale. Grazie, grazie davvero a Matteo Fedeli. Ti abbiamo preso anche più tempo del previsto. Abbiamo sforato le 22, però tutti sono rimasti in ascolto con entusiasmo. E a tal proposito, ti ringrazio davvero per l'enorme qualità e competenza con cui ci hai introdotto nel tuo mondo e un po' nel futuro del tuo mondo. Ricordo a tutti coloro che ci hanno ascoltato che possono non solo continuare a seguire su tutti i social copernicani per tutti i prossimi dialoghi copernicani e tutte le iniziative, ma anche condividere qualora fosse piaciuta e la volessero far ascoltare ai loro amici, condividere questa diretta sui loro social. Detto questo, ricordo anche che il prossimo appuntamento con il prossimo dialogo copernicano sarà dopodomani, 5 maggio, con Davide Datri di Soundrip, quindi rimarremo ancora sull'argomento e capiremo come se altri stanno utilizzando o intendono utilizzare la tecnologia blockchain. A questo punto, Matteo, grazie davvero per essere stato con noi e magari ci raggiorniamo e ti risentiamo tra qualche mese per capire come sta procedendo il percorso. Va bene.
Grazie a voi, grazie Grazie Gianluca. tantissimo, veramente. Certo che in 140 anni ne avete fatta di strada la SIAE. Chissà cosa penserebbe Verdi, Carducci e quelli che l'hanno fondata. Considera che Verdi, dopo 2 anni che è stata fondata SIAE, si è iscritto alla Società d'Autori Francese, quindi non è proprio Ah, l'esempio vabbè, traditore, traditore. è stato un traditore iniziale. No, però chiaramente pensate a quante cose, e vi dico, questo vi lascio con un aneddoto. L'impatto del Covid è stato peggio per SIAE della Seconda Guerra Mondiale. Cioè la Seconda Guerra Mondiale in tutti gli anni del conflitto non è riuscita ad avere un impatto su quello che veniva generato. Quindi pensate, il mondo dei concerti, tutto quello che è la musica live, l'impatto del Covid è stato peggio di quello della Seconda Guerra Mondiale. Quindi noi oggi stiamo attraversando un momento pazzesco. E pensate in 139 anni quante volte in SIAE è successo questo. Questo non vi so dire che cosa è successo durante la Spagnola, però SIAE esisteva, ma non abbiamo memoria storica, quantomeno trascritta, di cosa è successo durante la Spagnola. Probabilmente sono morti tutti quanti quelli che lavoravano in SIAE, spero di no, ma magari è successo. Grazie ancora. Grazie a te, buona serata a tutti, grazie.